Ed eccoci, come sempre qui siamo pronti per riaprire il nostro consueto spazio, la nostra consueta rubrica dedicata alla salute e al benessere, e quindi questa nostra intervista di oggi la potrete trovare anche sul nostro portale dedicato, ovvero Medicina Regione Lazio. Parliamo di osteopatia, quindi non può che esserci al mio fianco un osteopata stesso, in questo caso il dottor Andrea Martucci, che saluto innanzitutto. Salve dottore e benvenuto ovviamente. Salve Claudio, grazie. Allora, grazie a lei dottore per aver accettato questo nostro invito. Io direi di partire per rendere comunque più pratico e comprensibile il concetto a chi ci sta ascoltando in un modo magari un po' banale e scontato, ma credo veramente necessario in questo caso. Quindi andiamo a spiegare che cos'è l'osteopatia e di conseguenza chi è l'osteopata. Diciamo che l'osteopatia è, è una disciplina sanitaria indipendente dove il paziente si può rivolgere autonomamente all'osteopata. Quello che fa l'osteopatia normalmente è nella valutazione del paziente nella sua globalità. Noi valutiamo caso per caso, normalmente il motivo del consulto per il quale il paziente si viene a rivolgere ad un osteopata viene preso in considerazione nell'insieme della persona stessa. Oh, quindi una visione globale, olistica, come va di moda a dire, di questi tempi, sì, della persona. Diciamo di sì, il fatto è che una persona di fondo è un'entità, una. Certo. Quindi noi valutiamo non solamente il motivo del consulto, ma vediamo tutte le correlazioni che possono avere qualche conseguenza, certo, o comunque possono essere causa di quel determinato sintomo che si viene a manifestare. Ah, quindi per fare un esempio, ecco, in merito a questo aspetto, se io ad esempio lamento un dolore alla spalla, non è, diciamo, obbligatoriamente derivante da un dolore alla spalla. È normale stessa. Che viene sempre presa in considerazione il motivo, certo, la spalla in primis. Spesso e volentieri si presentano molti pazienti che vengono già con dopo aver fatto terapie, fisioterapie, infiltrazioni, ad esempio proprio per la spalla. Il mio consiglio personale è, dico, ok, già avendo fatto così tanto su quella spalla, probabilmente bisogna guardare altro. Se non è la spalla. Non è la spalla, ma non perché non sia lì il problema, è lì la manifestazione. Certo. Quello che noi cerchiamo di fare non è di andare a contrastare solamente il sintomo. Ma andarne a ricercare la causa. Ah, quindi diciamo, trovare la causa innanzitutto è la cosa principale. Ecco. Assolutamente, anche perché la valutazione bisogna farla proprio globalmente. Certo. Noi svolgiamo comunque una visita che è composta da un'anamnesi, cioè un'intervista in anamnesi per capire tutte quelle che possono essere state le problematiche precedenti, patologie, anche perché giustamente ognuno ha il proprio compito e noi cerchiamo di valutare tutto. Dopo ciò facciamo comunque una valutazione, un'osservazione del paziente, dove poi andremo ad eseguire comunque dei test e delle osservazioni sul paziente e poi andremo a spiegare prima di intervenire cosa andremo a fare e cerchiamo di migliorare, non voglio dire guarire tutto perché non è che nessuno ha la bacchetta magica, però semplicemente il nostro obiettivo è quello di ridurre sicuramente l'intensità della problematica per cui si è rivolta a noi. Oh, ecco, quindi vorrei capire un po' meglio quali sono quelle situazioni, quei casi un po' più appunto particolari e specifici nel quale possiamo aver bisogno, ecco, di un osteopata. Si pensa subito al diciamo problematiche inerenti, esatto, all'apparato muscoloscheletrico, classico mal di schiena, lombalgia e via dicendo, ma credo sia un discorso un po' più ampio da fare, giusto dottore? Assolutamente. Normalmente le patologie, le sintomatologie inerenti alla colonna sembrano essere il primo motivo di avvicinamento all'osteopatia, però tante altre problematiche che possono essere anche correlate a disturbi somatici dovuti a tensioni viscerali, tensioni fasciali, muscolari, vengono prese tutte in considerazione durante la visita. E quindi noi andiamo a lavorare anche sulla circolazione, andiamo anche a dare la possibilità al paziente di correggere determinate disfunzioni che sono delle limitazioni, addensamenti tessutali, proprio resistenze fisiche, in modo da poter permettere al fisico un sistema di autoguarigione, di riorganizzazione alla ricerca del benessere, perché ogni dolore, ogni piccola problematica sul corpo di ogni persona è una restrizione di mobilità, di possibilità. Quando noi andiamo a liberare queste restrizioni di mobilità, queste disfunzioni, sicuramente il fisico ha l'opportunità e la possibilità di riorganizzarsi e di ritornare ad eseguire tutte le proprie funzioni al meglio. Quindi è un processo di autoguarigione che è comunque, diciamo, fisiologico, che l'osteopata, certo, va solo a facilitare, diciamo. Assolutamente. Ogni corpo normalmente
ci sono traumi fisiologici e afisiologici. Una persona spesso e volentieri cronica presenta uno stato che una disfunzione nata come tale nel tempo si è cominciata a organizzare e a cascata ha creato tutte delle, certo, delle situazioni di compensi che si vanno a manifestare sul fisico, sulle sintomatologie. Oh, ecco, quindi sono veramente tanti i campi di interesse e di intervento relativi all'osteopatia. Pensiamo ad esempio anche magari alla classica cefalea, dottore, quello è un altro argomento, insomma, credo di suo particolare interesse, ecco. Certamente, quello, ogni i casi di cefalea miotensiva o comunque date di natura di blocchi, di restrizioni, si possono ottenere degli ottimi risultati a riguardo. Spesso e volentieri, proprio perché quello che fa l'osteopata sicuramente permette uno scambio di liquidi, che sia sangue, linfa, qualsiasi cosa. Ottiene normalmente una cefalea tende a essere data da una limitazione del drenaggio, con l'intervento, la possibilità di sbloccare determinati blocchi, questo drenaggio viene migliorato e automaticamente si potrebbe avere anche una riduzione dell'intensità delle cefalee. Ah, invece riguardo l'apparato viscerale, dottore, cosa possiamo dire? Problematiche che possono essere anche dal reflusso gastroesofageo, devo dire che se ne riscontrano molti, dolori anche di natura urogenitale, possono avere delle complicazioni. È sempre vero che comunque l'osteopatia deve essere capace di discriminare. La patologia, ricordiamolo, è di interesse medico, nessuno certo vuole sostituirsi né a un medico né passare per santone, né per tuttologo, certo. Semplicemente quando valutiamo che la problematica non è di natura patologica, noi possiamo intervenire. In questo modo cerchiamo di permettere al paziente di riottenere quel benessere che cerca. Oh, e quindi, dottore, io volevo anche dare un piccolo riferimento a delle particolari condizioni fisiologiche. La prima che mi viene in mente, ad esempio, è la gravidanza, perché da quel che so, anche in questo caso, l'osteopatia dal prepartum fino al post può avere la sua utilità. Assolutamente, assolutamente, perché anche nella gestazione, una madre in gestazione ha sicuramente l'impellenza di dover di stare bene per sé e per il bambino. Quindi qualsiasi dolore, qualsiasi limitazione ulteriore a quello che già comporta comunque la gravidanza, sicuramente andando ad alleviare quelle tensioni, quelle dolorabilità che può presentare, tu stai dando una grande possibilità ad entrambi. Oh, e quindi anche nel periodo della gravidanza, ecco, fino ad arrivare al postpartum, comunque l'approccio osteopatico, insomma, può farci avere, ecco, dei benefici. Dottore, ovviamente mi sembra di capire che è un discorso molto molto ampio e quindi moltissimo, di conseguenza anche complicato da trattare in modo esaustivo e completo in così poco tempo. Io quindi magari lascerei che poi siano i nostri ascoltatori, per chi volesse approfondire il discorso, a farlo con lei direttamente. Quindi vorrei informare chi ci ascolta che il dottor Andrea Martucci riceve a Roma. Lo troviamo in due studi, il primo situato in via Mario Savini numero 15, il secondo in via Andrea Doria numeri dal 31 al 35. Per avere un contatto diretto c'è un numero di telefono, quindi 346-615-0040. Per ultimo c'è anche una mail, ovvero martucciandrea@hotmail.it. Allora, a questo punto ringrazio ovviamente il nostro ospite, io ringrazio ancora una volta il dottor Andrea Martucci, che saluto. Grazie mille dottore, è stato un piacere. Grazie mille Claudio e grazie agli ascoltatori. Grazie ancora dottore, arrivederci, buon lavoro ovviamente, grazie mille. Arrivederci.